Stasera vogliamo tornare a quando si stava meglio, a quando i valori erano ben diversi da quelli di oggi, quando in un piccolo paese come Sasso vivevano ragazzi e ragazze come noi, anche se un po' di più. Le famiglie erano numerose e si aiutavano a vicenda, ma soprattutto c'erano molti umili contadini. Allora, lo sapete come lo chiamavano una volta? È contadino, dalle scarpe nostre e dalle terre finite. Ma oggi le cose sono cambiate, pur stando per i campi Monteore, un pochino mi è dato, non mi pare, e l'ha battezzato agricoltore, anche perché per fare i lavori compra il trattore, per rendere la fatica meno dura, si è procurato parecchia attrezzatura. Ma non è con questo che sia più intelligente. Sì, mangia e veste anche verso, conta un po' meglio della gente. Usa meno polenta, poche le patate, indossa un bel vestito, le scarpe pure lucidate. E quando va al mercato a pagare il conto dell'attrezzo che ha comprato, si incontra con un amico che gli dice: agricoltore, via qua, ci avevamo da fare una chiacchierata, a quanto ci importa questo conto dell'annata, dell'andamento della raccolta? No, non c'ho tempo, oggi voglio fretta, la chiacchierata un'altra volta. E io che diversi ho fatti dei mestieri, ho fatto il muratore, il falegname, eppure un po' il fattore, e ho fatto l'operaio quasi fino a ieri. Insomma, ci ho provato a barca al posto, ma ho visto che andava tutto per l'osso. E allora eccomi qua, mi sono trovato al lavoro alla terra. Almeno quella per andare a lavorare, non c'è bisogno della terra, e non te devi manco tanto a comandare, e tanto meno nella spintarella. Qualcuno dice che la vita è pure bella, vive in campagna. Almeno respirerai ora, sì, ma poco niente secondo me. Ma il pollo che ci importa? Non è mezzogiorno sono, basta che si mangi. Noi siamo gente semplice, sappiamo vivere alla buona. I soldi, se non è chi ce l'ha, a noi ci porta la salute, un po' di felicità, che ci accompagni fino alla sorte. Tarcisio di Sasso, contadini che lavoravano i campi, dividendo a metà prodotti con il padrone che era il proprietario della casa e delle terre. Le case non erano di lusso e ben curate come quelle di oggi. La stanza più grande era la cucina, dove c'era un grande focolare, intorno al quale si riuniva la famiglia numerosa. C'era il capoccia. Che indossava una camicia con sopra un corpetto senza maniche, abbottonato avanti, chiamato gilet. I calzoni erano confezionati con panno grossolano, di colore nero o marrone, e la giacca era di velluto o di fustagna. Ma per il duro lavoro nei campi bastava una camicia, un paio di pantaloni, il cappello di paglia e ecco il contadino. Quinto. Poi c'era sua moglie, la Vergara. La vita da Vergara non era certamente facile. La fatica era tanta. Era solita indossare una pettorina o un busto, una camicia e una sottana lunga e sopra dei grembiuli o zinali per ripararsi nei lavori domestici o negli abiti da festa. E poi c'era il nonno, l'anziano di casa, con cappottella e berretto. Intorno al fuoco recitava il rosario. Il camino non serviva solo per riscaldarsi, ma anche per cucinare. Con un catenaccio era appeso il caldaro per fare la polenta, la pasta, le erbe di campo.
Il pane si faceva in casa e il letto fatto di scartocci di Gran Turco o di crini si doveva condividere con gli altri della famiglia. Il letto era ghiaccio. Io ci avevo sempre i piedi ghiacci e se non mi si scalla non me la può dormire. Quando ero piccolo pure il letto era ghiaccio, riscaldamento a fiato non bastava. Allora chiamava mamma, ma se mi veniva a scalle i piedi, Lia veniva su, mi rimboccava le coperte, poi si metteva in ginocchio accanto al letto, infilava le mani sotto i lenzuoli, piava i piedi mia tra le mani e aspettava senza pietà. Oppure qualche volta, se mi ero scordato, mi faceva dire l'orazione e io mi addormentavo subito come un ciocco. Se per non so che mi risvegliavo, sentivo un peso in fondo al letto. Era mamma che ancora mi teneva i piedi e si era addormentata, sempre in ginocchio accanto al letto e la testa appoggiata sopra l'imbottita. Io non la svegliavo per non farla sentire vecchia. Alla mattina mi ritrovavo sopra il comodì una camicia o giù di lì, con le calze alla zoava verdolia, belle stirate, no e zecche. Era 40 anni che me le mettevo, dure come le stecche. Poi via, giù per le scale, mosco un telpà, una sbriciata giù per la pianta dei fichi e tutta una corsa per già scuola. A sentì la maestra che ci sdolorà dei tanti uomini morti per la patria e mi dicevo, porettaci, a non aver qualcuno che gli scalle i piedi ghiacci per potersi addormentare fanno via lo scuro. L'acqua per fare da mangiare e per lavarsi, le donne l'andavano a prendere con l'orso alla fonte. Il bucato lo facevano una volta al mese, con la cenere e il sapone fatto in casa. E la lavandaia era un mestiere. I figli erano tanti, sposati e non, tutti vestiti in maniera semplice. Gli abiti erano fatti con la lana, la canapa e il cotone. Quelli più fortunati, però, avevano anche il vestito della festa, che si indossava solo per andare alla messa o anche alla festa di San Pietro. Sempre col gilet, la camicia o la giacchetta coi pantaloni, fatti di panno, mentre la donna, quando andava in chiesa, indossava la veletta. E le donne tessevano al telaio la canapa che si coltivava nei campi e le ragazze si preparavano la dote, ricamavano le lenzuola, gli asciugamani, le camicie da notte e da giorno, i mutandoni fatti anche di colore diverso, le sottovesti e le sottogonne. Consisteva in canottiere e mutandoni di lana, tutti fatti rigorosamente a mano. I preparativi, gli eventi speciali, imponevano uno stile diverso, spesso non voluto ma necessario. E allora le signore e anche le ragazze si preparavano per il ballo e per ogni altra occasione che richiedeva eleganza, per sperare anche di essere notate da qualche bardo, meglio se ricco, giovanotto. Vestito da sposa faceva parte della dote. Era bianco, semplice, ma ben curato nei particolari.
i contadini. I contadini non cambiavano le mode ad ogni stagione e nemmeno anno per anno. Babbo non trovava mai la strada più già per me. Era sempre l'ultimo. Quando si decideva, specie all'estate, io ero un pezzo che stavo sul letto. Qualche volta mi svegliavo perché sentivo dei rumori a tempo su per le scale. Era babbo che lento lento veniva a dormire. Doveva essere tanto stracco per sentirlo con quelle scarpe strascinate, manco portasse il piombo. Arrivato in cima alle scale, invece di svolta a destra, come se ci fosse una calamita, voltava sempre a sinistra, verso la camera mia. Apriva la porta, si fermava, come se non sapesse che fa. Io facevo finta di dormire. Quando vedevo la luce della porta, capivo che era bloccato e stava per avvicinarsi senza far rumore. E dopo un po' sentivo la massua che mi faceva una carezza sulla fronte. Era una passata di carta vetrata. Tanto era piena di cagli e sbruzzolosa. Poi in silenzio, come era venuto, sgappava dalla camera e andava a dormire. A babbo non glielo ho mai detto questo fatto, che a me quella passata di carta vetrata mi piaceva molto bene e mi bastava. Sasso, il tempo si è fermato e con questo piccolo ritorno al passato vogliamo ringraziare tutti e in maniera speciale tutti quei nonni che ci hanno fatto vivere e raccontato questa storia. Grazie. Siamo sempre quelli di prima, eh? Giorgio, Giacomo, Chiara, Francesco, Antonio, Francesco, Anna, Marica, Vittoria, Giulia, Giulia, Marco, Alessia, Katia, Gaia, Alessandra e Alessandra. Io direi che potete riprendere a suonare. Grazie, grazie a tutti. Grazie.